oltre 640 volontari si sono alternati nelle varie situazioni di questa provincia per garantire i tamponi, le vaccinazioni, l'assistenza domiciliare, un grande lavoro di squadra, devo dire una grande dimostrazione di un sistema Italia, di un sistema Lombardia che ha saputo supplire a tutti gli errori che erano stati commessi nel passato. Secondo lei che cosa le direbbe se ci fosse ancora Zamberletti? Ma guardi, io ho assistito Zamberletti fino agli ultimi minuti della sua vita e è sempre stato un inguaribile ottimista. Anche nei momenti più difficili era convinto che poi saremmo riusciti a superare quei momenti con un grande impegno e con un grande lavoro di squadra. Zamberletti, se avesse seguito questa emergenza, oggi direbbe esattamente le stesse cose che stiamo dicendo noi. Un ringraziamento a tutti, una partecipazione convinta di tutto il mondo del volontariato. E Zamberletti potrebbe e dovrebbe sottolineare con grande orgoglio la sua geniale intuizione di fare un sistema di protezione civile che non fosse basato su un'unica sola forza, su un'unica sola componente, ma che fosse composto da tutti quelli che di fatto vivono il territorio, che però per funzionare ha bisogno ovviamente di un direttore di orchestra, di un coordinatore. Le emergenze si fanno con tutti, ma devono sempre avere un punto di riferimento che le guidi e le coordini, come faceva il grande Zamberletti, che ci ha insegnato praticamente tutto quello che si doveva fare per evitare che si ripetessero le tragedie che abbiamo vissuto fino ad oggi. Ma io penso che siamo ancora in mezzo al guado, penso che non dobbiamo rilassarci, che non dobbiamo pensare che sia tutto passato e sia tutto finito. Siamo in una fase di transizione, quindi non bisogna abbassare la guardia, non bisogna dare per scontato nulla. Certamente si stanno commettendo degli errori, perché quando la situazione migliora la memoria svanisce, mentre invece credo che sia compito di noi tutti e soprattutto di chi fa informazione ricordare che siamo in una fase sicuramente più tranquilla, ma che il prossimo autunno probabilmente dovremo di nuovo riorganizzarci per fronteggiare il possibile ritorno di una situazione di crisi, una situazione difficile. Siamo migliori di quando abbiamo iniziato, ma ce lo dimentichiamo spesso e ricadiamo negli errori del passato. Poi però, quando pensiamo a quello che abbiamo vissuto, anche quando celebriamo dei momenti come questo di ringraziamento, ci ricordiamo che cosa è successo e allora ritorniamo ad essere, diciamo, un po' meno peggiori, se si può dire, per ricordarci che appunto non è ancora finita e quindi dobbiamo tenere le maniche rimboccate e dobbiamo essere sempre pronti a ritornare a situazioni di emergenza e a gestirle meglio di quello che abbiamo fatto fino a ieri.